integrare le marine mercantili, problema numero uno di questi anni. Una nuova motonave è pronta per il lancio. Vuole la leggenda che la prima nave costrutta dagli uomini avesse a bordo quando fu varata il poeta Orfeo. Quell'antica poesia aleggia inestinguibile su ogni varo. Il superaffollamento dei litorali, la presenza di numerose imbarcazioni da diporto e l'inesperienza e l'imprudenza di molti richiedono infatti un'assidua opera di vigilanza, di controllo e di assistenza. Anche in questo settore operano mezzi specializzati, idonei ad agire lungo le spiagge col minimo rischio di danno per le persone. Quello che vediamo è uno speciale battello pneumatico di salvataggio dei gruppi del pronto intervento. La piccola unità, molto marina e sicura, collegata via radio con il proprio comando, perlustra una zona litoranea, pronta ad intervenire per la tutela dei bagnanti e per evitare l'imprudenza dei motoscafi che spesso mettono in pericolo l'incolumità delle persone. Con quest'opera capillare e con la loro assidua presenza lungo le spiagge, i mezzi delle capitanerie svolgono un'intensa attività di prevenzione e di assistenza intesa a garantire al massimo la sicurezza e l'incolumità delle persone.